Avete presente quel gioco che ha distrutto un sacco di amicizie? Beh, oggi giocheremo proprio a questa cosa sui nostri telefoni. Kawabanga a tutti ragazzi, sono Radiotech e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Board Kings ragazzi, un gioco che praticamente avete già capito è una specie di Monopoly però sui nostri smartphone, sui nostri telefoni e oltretutto online, quindi ancora di più una figata e ancora di più giocateci se volete perdere altri amici oltre a quelli che avete già perso nell'infanzia. A parte che questo è una versione del Monopoly, non so se tipo era proprio del 2002 quando è uscito l'euro o poco ci manca, cioè ce l'ho da veramente un sacco di tempo. Se non ce l'ho da 15 anni poco ci manca, veramente un sacco. Monopoli a parte, comunque ragazzi, Board Kings è veramente un gioco geniale. C'è proprio tutto, c'è il via, c'è la stazione dei treni, la stazione della polizia, il nostro municipio, il town hall, le case da upgradare. Una figata, c'è tutto. È un gioco fottutamente geniale, anche perché possiamo andare sulle mappe degli avversari a distruggere le loro case e fare macelli, ragazzi. Vi lascio subito al video e buona visione. Eccoci qua ragazzi, all'interno del gioco vedete che possiamo spostarci in tutte le direzioni, possiamo fare quel cavolo che vogliamo. Vabbè, adesso l'ho fatto troppo in fretta e sicuramente il cellulare non ha fatto neanche tempo a registrare, però il concetto l'ho spiegato molto bene. Possiamo fare e spostarci come vogliamo. Allora, diciamo che questo ragazzo, oddio che cavoli, questo è il nostro via. Poi che cosa abbiamo? Poi abbiamo la nostra, che cavolo, è difficile spostarsi, la nostra stazione dei treni. Poi abbiamo il nostro municipio qui e abbiamo la nostra stazione ferroviaria dall'altra parte, esattamente qui ragazzi. Ok, come funziona Board Kings ragazzi? Semplicemente dobbiamo tirare i nostri dadi in modo che usciranno in modo completamente casuale e spostarci all'interno ovviamente della nostra mappa, del nostro mondo. Abbiamo fatto 3, perfetto. E fatalità, siamo già andati sulla nostra macchinetta distributore, dove ogni 8 ore viene rifornita nuovamente. E ragazzi, possiamo sceglierne uno gratis. Ok, apriamo il nostro regalino e che cosa troviamo? Sì, un nuovo personaggio ragazzi. Qua all'interno possiamo trovare nuovi personaggi o anche nuovi temi per la nostra ambientazione di gioco. Vedete che infatti possiamo scegliere i personaggi o possiamo scegliere i temi. Quindi per esempio io adesso mi sposto ancora avanti, vedete che ce ne sono tantissimi, mi sposto qui, uso il tema dell'inferno e anche il nuovo carattere. Adesso esco, vedete che lui carica l'inferno e quindi adesso, oh che bello, guardate che spettacolo, nuova tematica dell'inferno molto carina e anche il nostro nuovo personaggio. Vado un attimo a zoomarlo, vediamo se ci riesco, è difficile girarsi però Ma guardate che carino, che bellino! Vabbè, a parte questo ragazzi, abbiamo visto appunto che si può cambiare tema e anche si possono trovare nuovi personaggi. Andiamo avanti, man mano che andiamo sulle cose vi spiego anche come funzionano. Ho deciso di fare così questo video. Andiamo ancora avanti, 10, ok, imprevisti, andiamo sugli imprevisti. Abbiamo 2 caselle di imprevisti e andiamo al town hall, perfetto. Andiamo al nostro municipio e quando andiamo sopra il nostro municipio, pum, riceviamo delle gemme aggiuntive. Ogni volta che comunque, ovviamente quando ci andiamo sopra all'inizio, a proposito, all'inizio la mappa non sarà così grande e non sarà tutta addobbata, ma ci saranno solo le 4 stazioni, le cose principali che sbloccherete. In più man mano dovrete acquistare tutti i diversi edifici e le diverse case. Quindi adesso lo vedete già bello aggiornato, bello polposo il gioco. E inoltre tutto mi sono si è allargata la mappa perché sono andato un sacco avanti. Invece all'inizio sono 20 caselline, invece adesso sono 24. Quindi più andate avanti più si allarga la mappa e più sbloccherete nuove cose. Dicevo che del town hall, non solo quando andate sopra ricevete delle gemme, all'inizio sono 2, adesso avete visto che sono 3, ma anche quando ci scorrete sopra, nel senso che non vi fermate proprio ma ci scorrete sopra, ricevete una gemma. Detto questo andiamo avanti e andiamo a 3,
Sì, ragazzi! E andiamo a rubare! E andiamo a rubare qui, ragazzi! Rubiamo i soldi dei nostri amici! Spettacolo! Dobbiamo scegliere una delle tre caselle, ma io penso che sia un bug di gioco, ragazzi! Vi consiglio sempre di scegliere il lucchetto giallo, perché si trova all'interno sempre la ricompensa più grande. Guardate, non dico cazzate, eccola lì, ragazzi, 1889 di oro guadagnato. Quindi quando capitate qui sopra scegliete sempre il lucchetto giallo, non sbaglierete mai e ricevete sempre la ricompensa più grande. E passiamo anche dal via, 1500 di oro, ovviamente solo quando ci fermiamo al via, se invece ci passiamo normalmente non prendiamo nulla. Andiamo ancora avanti, ragazzi. 6, perfetto, cioè abbiamo visto tutto in un giro. E andiamo alla stazione dei treni, abbiamo fatto tutto in un giro, ragazzi. No, spettacolo, cioè, vabbè, è già qui, spettacolo. Allora, quando prendiamo il treno possiamo scegliere un avversario a caso suggerito dal gioco. Possiamo andare oltre o invitare i nostri amici di Facebook e andare a rompergli le palle. Adesso vado da questo qui che mi suggerisce e vi spiego come funziona anche la mappa degli avversari. Eccolo qua che ci avviciniamo e arriviamo dal nostro amichetto Tawachair. Vabbè, contento lui, contento lui. Allora, abbiamo a disposizione un solo giro, quindi quando ritorniamo sulla nostra stazione abbiamo terminato. Tirare non ci costa tiri giornalieri, dopo vedremo anche come acquisirli. E vedete che abbiamo la nostra casellina delle gemme qui. Quando ci andiamo sopra qui riceviamo delle gemme. Abbiamo la bandierina, quindi ci impossesseremo effettivamente di questa costruzione che ci darà un sacco di soldi. Abbiamo qui sotto, vabbè, sotto a questa polizia qui, vedete che abbiamo distruzione edificio, quindi riceveremo soldi distruggendo l'edificio dell'avversario. E passando dal via invece non riceviamo i 1500, ma attiveremo il martello che ci farà colpire e distruggere la banca. Quindi sì, dovremo colpirla, ma ci sarà anche una striscetta, dovremo fermare il puntino all'interno di un cerchietto. Più vicino sarà più soldi ruberemo. E poi abbiamo anche appunto la polizia, ragazzi. La polizia è bastardissima, dopo la vedremo anche sulla nostra mappa, perché quando ci cadiamo sopra abbiamo 5 tentativi per fare un tiro doppio e uscire, oppure paghiamo per uscire, ma quando usciamo non è che continuiamo il giro, no, torniamo direttamente a casa. Quindi sarebbe la perdita di un sacco, ma veramente un sacco di soldi e tempo. Detto questo, ragazzi, partiamo subito con il primo tiro e andiamo. 1, boom, 5 gemme subito così. Vabbè, che cosa succede? Che cosa succede oggi? 6, ma cosa succede? Boom, ci impadroniamo della sua struttura, ragazzi, che ci frutterà 8100, mamma mia, di oro, spettacolo. Non la polizia, non la polizia, 2 giusto prima, giusto prima, ragazzi. 6, dimmi di sì, sì, ci siamo fermati prima, siamo fermati prima. 5, va bene, va bene, abbiamo superato il via, ok, adesso un bel 2, perfetto, e adesso si torna a casa, a meno che non faccio 1, no, 6, e torno a casa. Vedete che obbligatoriamente ci fa tornare a casa. Però abbiamo visto un sacco di cose da questo avversario, mamma mia, le gemme gli abbiamo fregato, addirittura anche una struttura non abbiamo visto via, spero di rivederlo successivamente. Però che figata, oh, attenzione, possiamo upgradare una nostra casetta, eccola qua, quindi facciamo upgrade e ci darà, lo vedete qui in basso a destra, abbiamo la freccetta proprio di upgrade dei diversi edifici che ci daranno ovviamente più incassi e più popolazione. Fix now, che ok, vabbè. Upgrade fix now, perché ragazzi, perché come io ho preso in possesso l'edificio di un avversario, come potevo anche distruggerlo, qualcuno ovviamente è stato qui e come vedete mi ha distrutto il mio edificio, e quindi quando avrò i soldi dovrò andare a ripararlo. Ciancio le bande, partiamo subito. Vedete qui in basso sotto al dado, al tasto del dado del tiro, che abbiamo 35 tiri a disposizione e ogni ora recuperiamo 4 tiri. All'inizio del gioco sono 30, ovviamente espandendomi sono arrivato a 35 tiri. Quindi sostanzialmente all'inizio del gioco ogni 8 ore potete fare i vostri 30 tiri. Sostanzialmente
È così che funziona il gioco doppio, doppia ricompensa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando facciamo il numero doppio, ogni, dato che ve ne sarete già accorti, ogni casellina sulla quale andiamo riceviamo dei soldi, come vedete. Se facciamo il numero doppio, ogni casellina sulla quale passiamo, vedete che raddoppia di valore. Guardate che spettacolo. Ok, andiamo ancora avanti, ragazzi, andiamo avanti. Ancora doppio, mamma mia. Top, ragazzi, vedete che appunto passando dal town hall, il municipio, abbiamo ricevuto una gemma. E spero di andare sulla caserma, perché ci aspetterà una figata, ragazzi. 1-2 va bene, doppio comunque va bene. Ok, andiamo ancora avanti, ragazzi. Ok, oh che bello, un bel 9, va bene così, va bene così. Andiamo ancora avanti. Oh che cavoli, adesso non sto più andando su niente, ragazzi. Ma veramente, veramente, che scandalo. 11 imprevisti, vai così, negli imprevisti si possono pescare un sacco di cose belle, come 10 tiri in più, si possono pescare anche gemme, si possono pescare anche soldi, oppure 10 tiri in più o anche tiri successivi, quindi per esempio tira due volte e subito lo fa, ve lo fa vedere subito, insomma. E un sacco di cose fighe, ragazzi. Benissimo, benissimo. Andiamo ancora avanti perché ci aspettano un sacco di altre cose su questo gioco veramente fenomenale. Andiamo ancora avanti. 5, sì, sì. Boom! 1500 passando dal via. Spettacolo, ragazzi. Un bel 8 e mi sta bene così, mi sta bene così. Andiamo ancora avanti, ragazzi. 4, municipio e altre 3 gemme. Dimmi che faccio 6. No, 7, che sfiga, spero di farlo dopo. Allora, andiamo ancora avanti, ragazzi. 7, 3, 4, 5, 6, 7. Peccato, speravo negli imprevisti. 5, no, voglio la stazione. Però, ragazzi, eccolo là che abbiamo i soldi per riparare il nostro edificio. Pum, così inizierà, vedete, a fruttarci nuovamente popolazione. Ok, perfetto, ragazzi. Perfetto, un bel 11, mi sta bene così. Dimmi di sì, stazione. Pum pum, eccola lì, vedete che c'è una nuova poliziotta a nostro servizio. E ovviamente vi ho già spiegato come funzionano, e funzionano per i nostri avversari. E con 80 gemme posso aggiungerne una quarta. Spettacolo, guardate che roba. Guardate che robetta, ragazzi, spettacolo. No, posso aggiungerne un'altra per 221. Cacchio, non ce le ho, non ce le ho. Vabbè, va bene così, ragazzi. E un bel 8, un bel 8, mi sta bene così, va bene. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo ancora avanti. Abbiamo visto, cioè abbiamo, ormai abbiamo già spulciato tutto di questo gioco. Oh, che bello. Altra. Oh, main road, perfetto. Altro personaggio, o il tema del main road che non ho. Altro personaggio, Mega Bunny. Due aspirapolveri che si uniscono in una più grande. E adesso cambio personaggio, cambio anche tema perché mi sto stufando sinceramente. Allora, voglio tornare al tema principale, il main road, e voglio mettere il nostro per 4, la nostra bellissima autoradio, lo stereo, diciamo, perché è d'oro, tutto lì. Non ho ancora capito a che cosa serva unirli, nel senso che ci dà, vedete, il più 3, il per 3, il per 2, il per 4, non so ancora cosa, so solo che il mio stereo è dorato. E vabbè, non ho, questo, il per 4, non influisce su quanto riceviamo su ogni casellina che passiamo. Ma non so perché l'abbiano fatto. Ci sarà un perché, lasciatemelo qua sotto nei commenti se voi l'avete scoperto. E andiamo ancora avanti. Ancora 6, va bene così. Dai, voglio andare sulla stazione a Farmacelli. Voglio andare sulla stazione a Farmacelli. Ragazzi, stazione ancora. Non posso prendere, mi serve 221. Però va bene così, va bene così. Un bel 9, imprevisti. E vediamo cosa peschiamo. Sì, alla stazione. E andiamo ancora a fare macelli sulle mappe degli avversari. Mamma mia. Andiamo da Brenda V. Non so chi sia, ma me l'ha suggerita il gioco. E andiamo, ragazzi, andiamo a far macelli. E andiamo, mamma mia, spettacolo. Brenda V, eccola qua. Ok, ragazzi, eccola qua. Non possiamo distruggere edifici. Vabbè, ci avrei sperato. Spero quantomeno di passare dal via per farvi vedere come funziona. Se no, abbiamo ormai visto quasi tutto del gioco, ragazzi. 1, 2, 3, devo fare 4. No, 5, che sfiga. Che sfiga, 5, vabbè. Però comunque abbiamo preso un bel po' di soldini, e questo è l'importante. Questo è l'importante, aver preso un bel po' di soldini. Torniamo a casetta casuccia e andiamo avanti perché abbiamo gli ultimi tiri da fare a casa nostra, ragazzi.
Eccoci qua, abbiamo ancora 12 tiri da fare prima dell'esaurirsi di tutti quanti, un bel 11 e mi sta bene così, tac, perfetto. Un bel 6, ci fermiamo prima del via, che sfiga ragazzi. 12, ci fermiamo prima del town hall, però tutto quello che prendiamo è doppio. Bebem, perfetto. E andiamo un bel 8, benissimo così ragazzi. Ok, andiamo ancora, 9, ci fermiamo sempre dopo a tutto, che palle. Ultimi 7 tiri ragazzi, 10 e va bene così, cacchio, no, uno davanti, che sfiga, 9 e che palle ragazzi, cioè, ma una sfiga assurda. Ultimi 4 tiri, 4 imprevisti, perfetto, e dove andiamo? 10 tiri in più, che spettacolo, cioè, mamma mia, ho fatto 55 tiri registrando questo video, 2 volte, 10 tiri in più, beccati così, un bel 11 e va bene così. Quando vedete l'upgrade viola è perché potete spendere i 28.522 che avete in tasca più 6 gemme, vi farà spendere 6 gemme per upgradare. Altrimenti aspettate di avere tutti i soldini e lo fate solo con i soldi, insomma tutto lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, andiamo ragazzi, andiamo, un bel 7, prima del town hall, che sfiga. Dai, ti prego, 5, no, volevo un 4. Vedete appunto che adesso l'edificio possiamo upgradarlo e facciamolo, tac. Nuova popolazione, nuovi soldini in più e andiamo ragazzi, un bel 5, imprevisti ancora, non dirmi altri 10 tiri perché sennò... 3.400 di oro, perfetto, va bene così, va benissimo, ok, ancora imprevisti, andiamo a ladrare ragazzi, andiamo a ladrare ed eccoci qua, e andiamo come detto prima andiamo sul lucchetto giallo e guardate cosa succede, e guardate, boom, 12.058 di oro, preso così, spettacolo ragazzi, spettacolo. Non so se sia un bug o cosa, ma il lucchetto giallo funziona sempre ragazzi. Ho un bel doppio e andiamo, nuovo personaggio da sbloccare, sblocchiamo quello, non so, sì dai, andiamo su quello in centro, è un inferno, non so che cosa sia questa roba qua, no, quello dopo è un inferno, questo che cos'è? Legendary Idol, stai scherzando, abbiamo trovato un personaggio leggendario, che storia, boom, mamma mia, abbiamo infatti i comuni e i leggendari, come vedete, vedete, comuni leggendari e rari, mamma mia, e andiamo subito a giocare con il leggendario ragazzi, la bomboletta di vernice, che figata ragazzi, stupendo. Un bel 8 imprevisti, no vabbè, cosa succede ragazzi? Cosa succede? Sì, tiriamo 2 volte, 5 dadi ragazzi, 5 dadi per un totale di 23, vacca boia. Cioè abbiamo fatto praticamente il giro perché ci fermiamo prima dell'imprevisto sul quale siamo appena stati. Va bene così, un altro, doppio ragazzi, ultimi 2 tiri vedremo che cosa esce, un bel 7, va bene così. E ultimo tiro, possiamo dare qualcosa? No, ne servono almeno 32.000, va bene così. E ragazzi, andiamo ancora, un bel 4, non possiamo rubare, perché? Perché quando rubiamo dobbiamo aspettare almeno 7 tiri per rubare un'altra volta. E niente ragazzi, quindi dovrei aver detto tutto di questo gioco, il via l'ho detto, la stazione l'abbiamo vista ben 2 volte, sul town hall ci siamo andati, sulla steel siamo andati ben 2 volte a ladrare i soldi degli avversari, sulla stazione della polizia ci siamo stati 2 volte, addirittura ho perso il conto delle volte che siamo stati sulla macchinetta per trovare nuovi personaggi e abbiamo trovato anche un personaggio leggendario, gli imprevisti, chi più ne ha più ne metta, abbiamo anche upgradato e fixato gli edifici, che dire ragazzi, secondo me di questo gioco ormai abbiamo visto praticamente tutto. E quindi ragazzi, finisce qui anche per oggi questo video su Boards King, che è un gioco, avete visto, un Monopoly online veramente veramente figo, una figata ragazzi, scaricatelo anche voi se volete perdere altri amici no vabbè, a parte questo, scaricatelo perché è un gioco veramente veramente geniale e molto molto bello, ve lo consiglio assolutamente, divertimento assicurato. E ovviamente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate
lasciate un bel pollicione in su. Qui in centro potete iscrivervi al canale, qui di lato invece trovate i due video precedenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Kawabanga a tutti ragazzi.